in una partita più avventurosa e combattuta che tecnicamente pregevole, ma era forse inevitabile data l'importanza della posta in palio, la Juventus ha battuto il Napoli per 2-1. E se per i primi 20 minuti sono stati gli azzurri di Vinicio a comandare il gioco, avvantaggiati psicologicamente e materialmente da un rigore fischiato contro la Juventus al quarto minuto, poi è stata la squadra torinese ad emergere, soprattutto nella mezz'ora finale, quando calati i centrocampisti napoletani e contemporaneamente cresciuti i diretti rivali, la partita si è svolta a binario unico, Juve all'assalto e Napoli nel bunker. Ma andiamo avanti con ordine, partendo logicamente dall'inizio. Al terzo, su centro di Landini, Massa va a terra ostacolato da Tardelli e Zoff, mentre qualche azzurro chiede il penalty, Michelotti invita a proseguire. Subito dopo, Orlandini serve Savoldi. Corpo a corpo fra il centroavanti e Morini, Savoldi sgomita, Morini ribatte e nel contempo tocca col sinistro la palla mentre Savoldi cade. Calcio di rigore. Esecuzione fredda e precisa di Savoldi. Napoli 1, Juventus 0. Settimo minuto, veloce e puntata di Massa che tira forte, Zoff mette in angolo. Dodicesimo, su corner di Boccolini, Massa devia in rete con la mano, Michelotti non convalida. A questo punto la Juve pare in soggezione ed il Napoli costruisce azioni nitide, anche se difetta un po' al momento di concludere. Diciassettesimo, manovra Orlandini e serve Giuliano, tiro che viene ribattuto, riprende Massa e mette fuori. La Juventus comincia a svegliarsi, qui c'entra Furino e il tocco di Damiani sfiora il palo. Subito dopo lancio di Scirea, acrobatico tocco di Damiani per Tardelli che conclude alto. 34esimo, scende libero Tardelli e c'entra. Damiani schiaccia imparabilmente a fil di palo. 1-1. Emozione al 37esimo, punizione di Capello per Cucureddu che tocca a Causio, Carmignani sfiora mandando contro la traversa, poi recupera sulla linea. Si fa vivo il Napoli in avvio di ripresa. Pogliana a Boccolini che serve Giuliano. Gran tiro del capitano che Zoff non trattiene, Scirea mette in corner. Poco dopo, su centro teso di Damiani, tra i migliori in campo, Bettega in tuffo non riesce a deviare. 15esimo, altro spunto di Damiani che serve Gori. Il centroavanti si smarca e conclude fuori. Ventesimo, da Gori a Causio che finta e tira. Splendida la deviazione di Carmignani. Ventiquattresimo, Bettega lanciato a rete da Damiani e fermato da un preciso intervento di Landini. E poco dopo Carmignani sventa di piede sull'accorrere di Bettega una nuova offensiva bianconera. Il Napoli, che sta subendo l'offensiva avversaria, si svincola con Massa, frenato da un rapido recupero di Scirea. Lo stesso libero c'entra poi per Damiani che stavolta conclude debolmente. 33esimo, scambio Capello-Causio-Capello, con volo disperato di Carmignani per evitare un'autorete di Orlandini. 39esimo, protestano i juventini per questo braccio in area di Giuliano che salta per ostacolare un centro di Morini. 42esimo, dalla destra avanza Causio e centra. Carmignani in ritardo, manca la sfera che Capello piazza per Gori. Colpo di testa preciso ed è vittoria per la Juventus. Cosa erano le proteste di Carmignani dopo il gol della Juventus? Dopo il secondo gol? Dopo il secondo gol, sì. Beh, c'è stata l'uscita di Carmignani che lui dice che sono stati in due a trattenerlo, diciamo così. Poi c'è stato sempre su quell'azione Pogliano che stava rinviando di testa e non mi ricordo chi della Juventus ha fatto gol. Gori. Sì, sembra Gori, si è appoggiato sulle spalle
di Pogliana è nato il Go, è nato un po'. Io volevo chiedere una cosa, Esposito. Un punto su tre partite, cioè su sei, c'è qualche cosa che non va? Ma senz'altro, si vede il nostro momento, no, lo dimostrano gli infortuni e tante altre cose. Speriamo che passi, abbiamo due partite in casa, speriamo di rifarci.